Anche a me. Da quanti Che cosa vedi? Basim, vieni qui. Mi sembrava di ricordarti più alto, Basim. E tu non sei cresciuta di mezza spanna, Rebecca. Non vorrei che questa fosse inimicizia. No, ci punzecchiamo come durante l'addestramento. Roshan mi ha detto che tu sei di qui. In un certo senso. Ho vissuto qui prima di spostarmi ad Anbar. Non è poi così diverso dai posti che già conosco. I ricchi si puliscono il culo con i vestiti dei poveri. Ho questo ricordo di Karh. E invece Karh è cambiato. Rebecca ha scoperto che nel distretto dilaga la corruzione. Più del solito. Abbiamo sentito parlare di ufficiali violenti, di merci controllate e sequestrate. Qualcuno ha preso il controllo del distretto. Provo a indovinare l'ordine. Ci sarà una grande asta, il Dairat al-Mal. Una fiera annuale di ricconi che fanno sfoggio dei loro gingilli dorati. Com'è ovvio, l'evento è riservato agli invitati. È probabile che uno dei nostri bersagli sia presente. Quindi, dovrò entrare all'asta e scoprire di chi si tratta. Ma che bravo! Sei proprio sveglio! Tu non c'eri arrivata, vero? Seguiamo la pista fino in fondo e forse troveremo degli indizi. Posso mostrarti dove cercare. Quando sarai pronto, mi troverai qui fuori. Maestra. Sei pronto, Basim? Karh ci aspetta. Sono pronto. Andiamo. Vieni con me. Hai mai pensato che saresti tornato qui a Karh? No. Ho trascorso quasi tutta la mia infanzia in queste strade, facendo amicizia con ratti e scarafaggi. Ho anche bei ricordi, ma sono pochi. I ricordi servono solo a distrarci. L'ordine esercita la sua influenza ovunque, come se Baghdad fosse una fattoria di sua proprietà. Non per molto. La responsabilità grava sulle nostre spalle. L'ordine è un morbo che sta appestando Karh, e noi siamo la sola cura possibile. Credete che a Rebecca piaccia la vita a Karh? Lei non ama tutta questa politica, ma ha un compito da svolgere. Non è facile apprezzare Karh. Mercanti che si fanno la guerra. Uomini ossessionati dal denaro, dai profumi. A questa gente piace perdersi in un paradiso tutto suo. Un paradiso che soltanto i ricchi e i corrotti si possono permettere. Forza, ci siamo quasi.
Bentornato a Kar. L'odore delle spezie riempie l'aria. Cosa avete provato quando avete ucciso la prima volta? Lo ricordo appena. Era un uomo che conoscevo bene, prima di questa vita, prima degli occulti. Non ve ne ricordate? Quel ricordo è sepolto accanto a lui. Non volevo che la sua morte mi perseguitasse come il suo respiro aveva fatto in vita. Non sarà il passato a definirmi. È per questo che ora mi considero una figlia di nessuno. Se non placchiamo la tempesta dentro di noi nella veglia, ci coglierà nei sogni, come per te e il tuo djinn. Bene. Esuk, come ha detto Rebecca, c'è stato un attacco delle guardie. Hanno rotto casse e bottiglie. Qual è il motivo dell'aggressione? Lo scopriremo. Ho anche saputo che stanno sequestrando merci esotiche della Via dell'Est. La Via dell'Est? Forse conosco qualcuno che può aiutarci. Non lo vedo da anni, ma spero che sia qui. Sarei molto felice di rivederlo. Non abbandonarti alla nostalgia, Basim. Non accadrà. So bene che le cose cambiano. È passato di tempo. Mi chiedo cosa sia cambiato qui. Forse potrei fare visita a un vecchio amico.